Ciao ragazzi e bentornati in questo appuntamento live. Sono sempre in giro, però sto dedicando tempo ogni giovedì per fare questi live. Oggi sono da solo, non ho ospiti con me in questo appuntamento live e ho deciso di rispondere a 10 domande che mi sono arrivate appunto nel box del Q&A nei giorni precedenti. Poi vedo se entro la serata, se riesco a rispondere in maniera concisa a queste domande che ho ricevuto, riesco ad aggiungere anche altre domande che magari compaiono in diretta. Ho ricevuto tantissime domande, quindi ho cercato di condensare quelle che sono le tematiche chiave o quelle che magari non ho affrontato recentemente in caroselli oppure in contenuti qua su Instagram o in video YouTube, articoli su Iron Manager Academy. Ci sono tutte queste risorse gratuite dove si possono trovare ovviamente degli approfondimenti, anche qual è il mio punto di vista su alcuni aspetti, alcune diciamo tematiche che sono ancora borderline, dove non abbiamo avuto ancora una certezza dal punto di vista delle evidenze scientifiche. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi live. Ovviamente per me insomma è un appuntamento importante perché mi permette di avere un filo diretto e una comunicazione diretta con voi, però non nego che ovviamente è ulteriore tempo che dedico a un'ulteriore cosa, quindi ho bisogno di sapere da voi anche cosa ne pensate, se vi piace questo appuntamento settimanale e magari se avete altre idee da proporre oltre al Q&A anche appuntamenti o interviste con altri esperti del settore. Andiamo quindi alle domande. Comincio appunto con le domande che ho ricevuto nelle ultime 24-36 ore, perché ovviamente questa non è la priorità. Ho detto che avrei risposto alle prime 10 domande e quindi partiamo con la prima. La prima dice: ciao Fran, tu sei stato il primo in assoluto, cosa ne pensi del Natural Bodybuilding in Italia oggi? Allora, qui ne ho parlato anche in alcuni video durante la mia preparazione alla gara dell'anno scorso con la FCFN, sì, credo di aver beccato giusto l'acronimo, quindi la federazione di Christian e Daniela, che ho incontrato anche piacevolmente alla fine dell'anno scorso. Credo che in Italia ovviamente il natural bodybuilding sia cresciuto tanto, abbiamo una situazione molto simile a quella che vivevo nel 2012-2016 quando facevo gare sia in Italia che in Inghilterra. Vedevo che appunto l'Inghilterra era 10 passi avanti l'Italia perché c'erano molte più federazioni, molte più gare, molti più atleti, quindi c'era diciamo sicuramente un campo, un line-up molto più competitivo rispetto in Italia. Finalmente abbiamo la stessa situazione adesso anche in Italia, però dall'altra parte vedo che c'è molta commercializzazione del tutto, ci sono molte categorie, molte classi, quindi non è più diciamo quello spirito che si respirava una volta. In qualsiasi federazione uno vada a gareggiare in Italia, ho portato anche diversi atleti, quindi so ovviamente qual è l'aria che si respira nel backstage. Detto questo, come ho anche detto poi a Christian e Daniela, mi sono trovato molto bene con la FCFN e di fatti ho respirato quell'atmosfera, quella sorta di ambiente collegiale che mi ricordava un attimo i miei vecchi tempi quando appunto gareggiavo in Italia e appunto ero le prime armi nel bodybuilding. Quindi ovviamente ci sono delle cose positive, delle cose negative. Sicuramente se un atleta viene da me e magari è a diciamo pochi mesi di allenamento in palestra, non sono io sicuramente che vado a spronare questa persona a gareggiare, perché ovviamente c'è un po' l'alone di diciamo mistico legato al natural bodybuilding agonistico, però credo che come ho fatto io e come hanno fatto tanti altri atleti della mia generazione, è importante prima fare un po' di lavoro in palestra, quindi andare a scolpire il fisico prima di pensare anche solo di calcare il palco di gara. Non c'è fretta, anzi è importante cercare di prolungare il più possibile la fase di costruzione muscolare, il vero bodybuilding, per poi fare una fase di definizione estrema, comunque per portare un livello di body fat bassissimo in gara e quindi insomma togliersi anche questo sfizio e permettere anche all'atleta di confrontarsi con altre persone che si spera abbiano fatto un simile percorso. Poi abbiamo un'altra domanda che dice: allenamento ad alta moderata intensità più regime di deficit diminuisce le difese immunitarie?
ovviamente, insomma, credo di aver spiegato un attimo, ci sono sempre i caratteri limitati nel box delle domande, però praticamente questa persona chiede se l'allenamento ad alta moderata intensità più un regime di deficit calorico diminuisce le difese immunitarie. In realtà qui c'è un altro studio che ho riportato anche in diversi contenuti, il cosiddetto studio della J-Curve di Niemann, che mostra come in realtà c'è sempre una relazione, un rapporto fra l'attività fisica e la possibilità di sviluppare infezioni del tratto respiratorio superiore, o IRTI in inglese, e mostra come l'attività regolare o comunque ad intensità moderata, costante, senza diciamo accelerare o aumentare rapidamente il volume e l'intensità dell'allenamento, porta dei benefici e del rinforzamento del sistema immunitario. Quando invece abbiamo attività ad alta intensità in un fisico che non è pronto a un determinato tipo di sforzo, allora abbiamo in realtà un aumento del rischio delle infezioni del tratto respiratorio superiore fino a 6 volte. Quindi, morale della favola, diciamo, quelle che sono le conclusioni dello studio è che ovviamente, come per tutte le cose, la dose è il veleno, anche troppa attività fisica può ovviamente causare dei problemi o comunque indebolire il nostro sistema immunitario, ed è fondamentale, diciamo, key takeaway di questo, fare ovviamente un percorso graduale, progressivo, strutturato, invece di magari farsi assalire dall'emotività o dai sensi di colpa, magari per aver fatto un periodo dove si è mangiato particolarmente più del solito, e quindi di punto in bianco aumentare radicalmente il volume e l'intensità degli allenamenti. Mentre invece, se riusciamo a mantenere un allenamento costante e regolare ogni settimana, abbiamo solo dei benefici dall'attività fisica. Poi, cosa si intende per infiammazione parlando di rapporto omega-3-omega-6? Allora, anche qui ci vorrebbe probabilmente un live intero, però sostanzialmente gli omega 6 sono pro-infiammatori, mentre invece gli omega 3 aiutano a combattere quella che è l'infiammazione, comunque i radicali liberi. E sostanzialmente il dibattito è nato negli ultimi anni perché la dieta occidentale, la dieta moderna, molto spesso si puntava il dito contro la dieta americana, però purtroppo anche per una questione di emulazione una dieta simile sta arrivando anche da noi in Europa, in Italia. Abbiamo una dieta che è molto più ricca di omega 6, che si trovano sostanzialmente nei prodotti di origine animale, nelle carni, grassi, anche si trovano anche in alcuni grassi idrogenati. Quindi il rapporto ideale di omega 6 e omega 3 dovrebbe essere 4-1, quindi un grammo di omega 3 ogni 4 grammi di omega 6. Ma proprio perché nelle diete occidentali tendiamo ad utilizzare soprattutto prodotti preconfezionati, prodotti industriali o processati, molto spesso in alcuni paesi occidentali si vede addirittura un rapporto di 16-1, che è nettamente superiore e va ovviamente a causare quella infiammazione latente che poi causa quelle che sono le malattie croniche moderne, come appunto malattie cardiovascolari, diabete, obesità e via dicendo. Possono esserci periodi di stallo del peso pur seguendo una dieta con 1-2 sgarri, tra parentesi, pizza? Beh, sicuramente sì, ci possono essere delle fasi di stallo, ma questo è, diciamo, deve essere considerato come un di default in qualsiasi percorso di dimagrimento, perché ovviamente il dimagrimento non è mai lineare. Infatti già ai tempi di Smart Cut parlavo appunto di fasi di crociera e fasi invece di blast o di accelerazione del dimagrimento, ed è importante intervallare sempre in un percorso di dimagrimento delle fasi nelle quali, diciamo, torniamo alle calorie di mantenimento, proprio per aiutare poi il corpo a prepararsi per la fase successiva, magari di 2-3 settimane, in cui andiamo in deficit calorico per arrivare al dimagrimento. Bisogna un attimo in questi casi vedere qual è il deficit calorico, perché molto spesso ci si concentra sull'acuto o sul brevissimo termine, magari sono stato in deficit calorico nella giornata, nella settimana, ma il nostro corpo ovviamente ragiona sempre più sul medio-lungo termine, quindi vedere se
queste una, due pizze a settimana permettono effettivamente di rimanere, se riuscire, ovviamente permettono di rimanere in deficit calorico, quindi di riuscire a rimanere in deficit, quindi continuare il dimagrimento, oppure questa una o due pizze a settimana poi sull'arco del mese, dei mesi, deficit calorico, non ci portano a quel deficit calorico che poi permette il dimagrimento. Quindi è sempre opportuno, quando ci sono queste fasi di stallo, un attimo fare obiettivamente se c'è, valutare obiettivamente se c'è ovviamente questo deficit calorico che permette il dimagrimento. Avere giorni di recupero, uno o due nella settimana, è fondamentale a livello sia fisico che mentale? Pensa che... Ok, ci risiamo, ok, siamo di nuovo online. Scusate la connessione. Allora, ripeto la domanda, diceva: avere giorni di recupero, uno o due a settimana, è fondamentale a livello fisico, sia fisico che mentale? Allora, anche qui dipende sempre dal soggetto, dall'esperienza di allenamento. Sicuramente il recupero o i giorni di riposo sono, diciamo, il fattore più underrated o sottovalutato nel mondo del fitness, o comunque nella società moderna, dove cerca di correre, fare sempre di più, magari anche quando non abbiamo le capacità per gestire un carico di lavoro con il massimo volume recuperabile, o una capacità di lavoro, una capacità di gestire anche un volume di allenamento tale, proprio perché abbiamo altre fonti di stress che vanno a spegnere, diciamo, la batteria del nostro cellulare. Immaginate, mi piace questa metafora del cellulare, dove appunto abbiamo diverse app accese. Se le teniamo tutte accese, la nostra batteria tende a spegnersi più velocemente. Il problema è che quando la batteria si spegne completamente, dopo abbiamo bisogno di più tempo per ricaricare il cellulare o per riaccenderlo di nuovo. Quindi il recupero è fondamentale. Ovviamente dipende dal soggetto, dipende da qual è l'esperienza in allenamento, che tipo di allenamento. Quindi è importante anche durante un anno cercare di periodizzare con diversi blocchi di allenamento, proprio per aiutare il corpo a recuperare, magari con fasi più focalizzate sulla forza, altre fasi magari con una frequenza maggiore o una frequenza minore, lavorare più sulla tecnica, proprio per aiutare il corpo a recuperare e ad avere tutti gli adattamenti fisiologici dall'allenamento. Quindi, sono un atleta di endurance, quali integratori mi consigli? Allora, atleta di endurance, per quanto riguarda l'endurance, ovviamente non c'è una... sei un atleta, quindi non c'è una grossa distinzione, se vuoi, dagli atleti di forza. È vero che un atleta di forza che magari è più focalizzato all'ipertrofia deve pensare ovviamente a un quantitativo proteico più importante, però anche qui c'è un po' una misconception o comunque un mito: un atleta di forza non deve consumare una quantità di proteine necessariamente altissima, si parla sempre di 1.6-1.8 grammi per chilo di peso corporeo, anche se in realtà sarebbe di massa magra, quindi comunque delle quantità che si riescono a raggiungere tranquillamente nella nostra società con gli alimenti che abbiamo a disposizione. Per un atleta di endurance è importante ovviamente sempre l'apporto proteico, quindi le proteine in polvere possono contribuire a diciamo accelerare il recupero, in particolare le proteine del siero del latte idrolizzate dopo una sessione di allenamento. Aggiungerei sicuramente la creatina, perché anche se ovviamente è sempre vista più come un integratore per gli sport di forza, ovviamente ha dei vantaggi anche negli sport di endurance. Poi gli sport di endurance ovviamente in laboratorio magari sono sempre con passo costante lineare, nella realtà abbiamo anche qui degli scatti, delle accelerazioni, quindi sicuramente anche il sistema della creatina, alimentato dalla creatina, è importante, e quindi dobbiamo anche integrare con la creatina, soprattutto se poi siamo atleti vegani, quindi non consumiamo prodotti di origine animale. Poi sicuramente altri tre integratori che mi sento di consigliare, soprattutto durante la fase agonistica o comunque l'in season piuttosto che l'off season per un atleta di endurance, sono il malato di citrullina, che ovviamente aiuta a migliorare le prestazioni aerobiche, poi la betalanina, anche qui un buffer degli ioni di idrogeno e che aiuta tantissimo al recupero muscolare, oltre a migliorare anche la performance, anche qui in attività
anaerobiche e aerobiche, e poi le ciclodestrine, ovviamente gli atleti di endurance, anche qui a seconda delle distanze che vengono coperte, di scanta dell'allenamento, della gara, c'è ovviamente la tendenza a prendere dei gel o comunque dei carboidrati in forma liquida per prolungare ovviamente la possibilità di mantenere un'alta intensità di sforzo durante la competizione. Ecco, le ciclodestrine o comunque questa forma di carboidrati è sicuramente preferibile rispetto al classico maltodestrine o comunque fruttosio e diciamo gli zuccheri più tradizionali, proprio perché hanno una bassa osmolarità, ovvero diciamo c'è uno svuotamento gastrico molto più veloce, quindi non rimangono sullo stomaco e ovviamente durante una gara, durante un allenamento lungo, permettono di avere comunque un'ottima qualità di energia e senza ovviamente avere problemi a livello gastrointestinale, che sono ovviamente preferibilmente evitabili sia durante un allenamento che ovviamente durante una gara. Poi, durante una dieta ipocalorica, perché mi capita di diventare più nervosa e anche più depressa? Dopo le mie gravidanze trovo difficile fare una dieta ipocalorica e mantenerla. Allora, anche qui bisogna un attimo vedere qual è la situazione della persona appunto che fa la domanda. Ovviamente stare in ipocalorica porta a un po' di nervosismo, è una forma di stress, decisamente, per quello che anche rispetto alla domanda precedente, quella iniziale sulle gare di bodybuilding, se non sono sicuramente la persona che sprona le persone a farle, perché ovviamente la gara di bodybuilding poi è un estremo dove ovviamente per arrivare a un certo livello di body fat, soprattutto diciamo nella parte centrale della preparazione, è necessario fare una dieta piuttosto rigida, dove la flessibilità della dieta viene meno. Quindi sostanzialmente andare in deficit calorico comporta diciamo una perdita di energia, una perdita di lucidità mentale e quindi di conseguenza può portare anche alla depressione, magari dovuta anche a quelle che sono le scelte alimentari. Infatti ovviamente dipende sempre, insomma la risposta più corretta è sempre farla partire con un dipende, perché ovviamente se facciamo una dieta particolarmente rigida, particolarmente militare, una dieta molto monotona, sfido chiunque a non cadere in depressione, ovviamente in senso lato, e anche ad avere diciamo un calo di energia, proprio perché ovviamente abbiamo una dieta che è molto monotona e abbiamo magari, invece di seguire un processo graduale di deficit calorico, abbiamo tagliato le calorie di netto di punto in bianco e quindi il nostro corpo ovviamente non si ritrova più quelle calorie che poteva avere prima come budget calorico da gestire per tutte le attività quotidiane, ma se le trova magari dimezzate, e quindi chiaramente è la conseguenza che descrivi. E dopo le gravidanze trovo difficile fare una dieta ipocalorica e mantenerla. Sì, ovviamente il nostro corpo è come un elefante alla memoria lunga, quindi se magari poi l'abbiamo sottoposto in precedenza a diverse diete rigide particolarmente restrittive, farà di tutto per complicarci il percorso e rendercelo sempre più difficile, perché il nostro corpo chiaramente non vuole tornare in quella condizione di stress, ma evitarla il più possibile. Quindi ovviamente anche pensiamo noi di essere in controllo del nostro corpo, ma il nostro corpo è più furbo, quindi anche il fatto di cadere più spesso in tentazioni o di non riuscire a mantenere un deficit calorico particolarmente alto e forte come magari si riusciva una volta, è dovuto anche a questo, ragione per la quale è fondamentale sempre rispettare il nostro corpo. E anche per quanto riguarda una dieta di definizione, una dieta di dimagrimento, cercare di fare un processo il più graduale possibile, proprio per abituare il nostro corpo ad arrivare a diversi steps prima di raggiungere il nostro traguardo finale, e non stabilire necessariamente una data, ma appunto a procedere passo dopo passo e apprezzare appunto anche quelli che sono i risultati intermedi. Ora arriva la bella stagione. Come inserire una o due sedute di corsa mentre vado in palestra 3 volte a settimana? Allora, sì, questo è anche un altro argomento che ho trattato spesso, il discorso dell'allenamento concorrente
o se volete dell'allenamento ibrido. Io stesso mi sto allenando in questo modo dagli ultimi 2 o 3 anni e ovviamente è possibile allenarsi con i pesi, quindi fare classico bodybuilding con i pesi, quindi non sto parlando dell'allenamento di forza, non sto parlando del powerlifting o del weightlifting, ma allenamento per l'ipertrofia e fare anche diciamo attività di endurance. C'è chi seguiamo, è appassionato di corsa e quindi è contento, contenta di poter tornare a correre con noi perché magari altri PT avevano bannato completamente la corsa perché appunto sostenevano che andava a inficiare un po' quelli che erano le possibilità di miglioramento della massa muscolare, dell'ipertrofia. Chi è appassionato di nuoto, chi fa bici, chi fa altre attività, ovviamente è possibile, bisogna un attimo prestare attenzione a quello che è, prima di tutto, l'apporto calorico, quindi la dieta. Chiaramente se vai ad aggiungere altre una o due sessioni di corsa, a seconda ovviamente di quello che è il tuo livello o della distanza che vai a coprire, della durata degli allenamenti, avrai un dispendio energetico sicuramente superiore rispetto alle sessioni in palestra e quindi l'apporto calorico, le calorie della dieta dovranno essere adeguate. L'altro aspetto fondamentale è il recupero, quindi non possiamo pensare, soprattutto all'inizio, di andare a fare una sessione in palestra e poi una sessione pomeridiana, magari o una sessione doppia nello stesso giorno con una corsa, ma l'ideale, appunto, secondo anche i principi dell'allenamento concorrente, è quello di alternare una giornata magari dove ci alleniamo in stile palestra bodybuilding e una giornata successiva o 24-36 ore dopo dove ci focalizziamo sull'endurance. Ecco, questo permette al corpo di adattarsi, di avere quegli adattamenti fisiologici senza che ci sia appunto questo contrasto fra ovviamente gli adattamenti per l'ipertrofia e gli adattamenti legati invece all'esercizio aerobico. Ho bisogno di dimagrire in fretta, mi consigli la dieta chetogenica? Allora, non mi sento di consigliarla, soprattutto cioè, se segui questo account, chiaramente sei uno sportivo, uno sportiva, adesso non ricordo che ho trascritto quale domande, ma non ricordo appunto se dal nickname o dal username si evince che sia tu donna o uomo, però sostanzialmente se segui questo canale, sei sportivo o comunque a livello anche amatoriale, ti sconsiglio la dieta chetogenica. La dieta chetogenica nasce come una dieta di eliminazione o comunque una dieta che può essere tenuta per poche settimane, magari se si proviene da una dieta ab libitum dove praticamente si è mangiato un po' di tutto senza nessuna regola, senza nessun ritegno e allora ovviamente per fare una sorta di reset può aver senso fare 1 o 2 settimane di dieta chetogenica. Non necessariamente la scelta migliore, però può essere una scelta che va in base anche alle preferenze del soggetto. Sicuramente per perdere peso in fretta la soluzione migliore non è quella di lanciarsi in queste diete, poi sappiamo anche dalla letteratura che molto spesso sì, uno riesce magari 1 settimana, 2 settimane a mantenere l'aderenza a questo regime alimentare, ma poi molto spesso molla e quando molla tende a riacquisire i chili persi o gli etti persi con gli interessi, proprio perché, come dicevo prima, il nostro corpo non è scemo e ovviamente cerca di compensare e ovviamente di, insomma, punirci per, diciamo, lo stress che gli abbiamo inflitto. Quindi la soluzione migliore sicuramente è quella di cominciare a pensare di integrare anche più attività aerobica nella tua routine di allenamento. Se adesso ti alleni in palestra 2 o 3 volte a settimana con esercizi pressoché statici, quindi esercizi magari alle macchine isotoniche, il tuo dispendio energetico non è particolarmente alto. Cosa vuol dire questo? Che ovviamente devi prestare più attenzione alla dieta per cercare di ottenere quel deficit calorico che è necessario in qualsiasi condizione per perdere peso, per migliorare, per definirti, per dimagrire. Quindi invece di fare questo e andare praticamente a fare questa sorta di gara a tagliare sempre più calorie dalla dieta, a mangiare praticamente nulla, o magari a ritrovarti a seguire diete estreme come appunto la dieta chetogenica, è meglio sicuramente considerare l'inserimento, cioè l'altra componente dell'equazione del bilancio energetico, ovvero il dispendio energetico, aumentare il dispendio energetico e l'attività aerobica sicuramente ci aiuta in questo. Sicuramente
Se ovviamente non hai una buona capacità cardiorespiratoria o non hai mai fatto attività aerobica, non ti sto dicendo di andare a correre una mezza maratona o comunque cimentarti in cose che non hai mai fatto, puoi tranquillamente iniziare con una camminata, sicuramente una camminata lunga, perché comunque dalla camminata abbiamo un'ottima capacità di recupero, quindi quei 45-60 minuti due volte a settimana fanno una grossissima differenza, soprattutto se riusciamo a mantenere aderenza a questo piano. Quindi non è necessario tagliare subito le calorie, ma andiamo piuttosto ad aumentare quello che è il dispendio energetico. I mass gainers sono davvero sopravvalutati? Assolutamente sì, i mass gainers sono chiaramente una grandissima perdita di soldi, proprio perché sono proteine molto scadenti con dei carboidrati molto scadenti. Parlavo prima appunto di maltodestrine, che anche dalla letteratura sono, diciamo, i carboidrati in polvere che tendono a dare più problemi a livello gastrointestinale, non solo agli atleti di endurance ma anche appunto al bodybuilder che vuole aumentare il proprio apporto calorico e quindi cade nella trappola dei mass gainer. Io personalmente non ho mai corso questo rischio, non sono mai caduto in questa trappola, perché delle due il mio problema era il contrario, cercare di migliorare la definizione, non ho mai avuto problemi a prendere peso. Però ecco, ci sono tanti atleti che hanno cominciato appunto un percorso con noi che appunto utilizzavano i mass gainers come, diciamo, merenda o come pasto principale, addirittura anche come sostitutivo di un pasto, e ovviamente questi mass gainers sono stati completamente eliminati dalla loro routine perché non necessari. È facile crearsi un gainer a casa in pochissimi secondi, sì, magari ci vuole un po' più tempo che prendere uno scoop da questi barattoloni, ma vi assicuro che la qualità dei nutrienti e la qualità degli ingredienti che avete in questo mass gainer fatto da casa è sicuramente molto meglio. Quindi classica avena che potete anche polverizzare, quindi farina di avena con delle proteine del siero del latte, che non devono essere per forza idrolizzate, possono essere proteine del siero del latte isolate, della creatina e eventualmente altri integratori come potrebbe essere, non so, della taurina, così come della caffeina se volete consumarlo a inizio giornata. Ecco, questo fanno un ottimo gainer senza dover spendere 50 euro per un chilo di questi prodotti. Bene, direi che queste sì sono le 10 domande che mi ero segnato. Adesso non ho visto, perché parlando adesso oggi sono da solo, quindi non ho visto se ci sono domande che sono emerse appunto durante questa live particolari, mi pare di no. E comunque, insomma, questa live come al solito rimarrà nel mio feed di Instagram, quindi eventualmente se avete, insomma, bisogno di fare un double click o comunque approfondire una delle risposte che ho dato a queste domande, potete tranquillamente scrivermi direttamente nel feed di Instagram, oppure contattarmi. Ovviamente il mio WhatsApp è più o meno sempre anche nelle storie, quindi potete scrivermi direttamente su WhatsApp e magari chiedere un chiarimento su un particolare aspetto, magari porre una domanda per la prossima live Q&A. Per il momento vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!